campionato italiano Formula 4 2020 ha incoronato il suo campione con un round di anticipo. Gabriele Mini ha raggiunto il titolo chiudendo al secondo posto la terza gara dell'appuntamento di Imola. Ma andiamo con ordine. Il campionato arrivava ad Imola dopo le gare del 17 e 18 ottobre sulla pista di Monza, un weekend decisamente sfortunato per Mini, che sorrideva invece al suo inseguitore Francesco Pizzi, il quale, con due vittorie ed un quarto posto, teneva aperta la corsa per il titolo a meno 36. Molto staccati Rosso, Bortoletto e Ugran erano tagliati fuori per la vittoria finale. Ad Imola il clima molto freddo durante le qualifiche gioca un brutto scherzo al team Van Amersfoort, che commette un errore di assetto sulla vettura di Pizzi e non gli permette di qualificarsi al meglio. Mini invece partirà là davanti, in pole in gara 1 e 3, secondo in gara 2. Le gare poi racconteranno di un Mini impegnato nel difendere o attaccare la prima posizione, lottando con Dino Beganovic e Jack Crawford, conquistando subito la vittoria in gara 1 con una prestazione davvero perentoria. Pizzi invece annaspava per farsi largo nella pancia del gruppo, costretto infine ad alzare bandiera bianca nel momento in cui la sua Tatus finiva nella sabbia del tamburello in gara 2. Un errore che consegnava praticamente il titolo al rivale, che chiudeva a podio secondo dietro a Beganovic. Come secondo chiuderà poi in gara 3, aggiudicandosi matematicamente il titolo. La vera arma di Mini, quello che lo ha distinto dagli altri contendenti e gli ha permesso di agguantare il titolo con tanta autorevolezza, è stata senz'altro la sua costanza. Tutti i piloti che hanno ambito al titolo o anche solo raggiunto il podio in questa stagione hanno dimostrato di essere veloci, velocissimi. La competizione in pista è sempre stata serrata e, mai come in questo 2020, tutto il parco partenti di oltre 30 vetture era costantemente veloce. Un piccolo errore, un decimo perso, uno spazio di troppo lasciato ad un avversario e si perdevano non solo una, ma due, tre posizioni. Un livello competitivo davvero stratosferico. In queste condizioni estreme, Mini ha segnato un solo zero a Monza quando è stato tamponato da Rosso e si è sempre portato a casa punti pesanti, impreziositi da 4 vittorie e 9 podi. Sebbene Rosso e soprattutto Pizzi abbiano avuto modo di dimostrare di essere piloti di gran classe, che figurerebbero bene in qualunque altra categoria continentale, Mini li ha battuti sul piano della maturità e della gestione del rischio. Qualcosa di davvero non comune in un rookie di soli 15 anni. Nelle situazioni più pericolose ha sempre fatto la scelta giusta, sapendo distinguere i momenti in cui era possibile affondare il colpo da quelli in cui era meglio alzare il piede ed aspettare una curva, due, un giro, per poi attaccare con la ferocia agonistica del vero campione. Anche in gara 3, ad Imola, in seconda posizione con il titolo già in tasca, Mini non ha rinunciato ad un ultimo attacco al leader Crawford, autore di una prestazione davvero ottima, un attacco a cui l'americano ha risposto per le rime, negando a Mini la vittoria, ma un attacco che la dice lunga sull'attitudine mentale del giovane campione siciliano. Complimenti, Gabriele!